prima cosa condividi. Un saluto a tutti, benvenuti alla presentazione di More Identifiers di UsersRef, che seguirà poi con la spiegazione di Camillo nella parte, diciamo, degli esempi. Io condivido. Allora, More Identifiers è un gadget di Wikidata. Scusate, prima di tutto se ve le faccio vedere in inglese, ma sono quelle che mi sono servite per fare poco fa un video che mancava, mini video che mancava, e quindi ci impiegherò un po' di più dei 2 minuti di cui dura il video, a spiegarvi con calma More Identifiers. È un gadget con cui aggiungiamo a elementi Wikidata tipicamente umani, e quindi tipicamente persone, no? P31 Q5, identificatori mancanti che invece sono presenti dentro cluster VIAF. Il VIAF raduna, come sapete, lo stesso, o perlomeno prova lo stesso nome sotto in forme diverse, in varianti, sotto lo stesso identificatore, nello stesso cluster, con un certo grado di successo, buono, elevato certamente, ma con qualche errore, vedremo poi come gestirli. E quindi Wikidata può riportare questi identificatori nei propri elementi. L'operazione manualmente sarebbe relativamente complessa, relativamente pesante, no? E quindi l'idea di farne un gadget, come diceva Camillo poco fa, è abbastanza vecchia, ma non essendo banale costruirlo, ci è voluto un pochino e siamo riusciti a farlo grazie al lockdown. È stato un periodo, diciamo, in cui siamo riusciti a metterci insieme a ragionarci con calma. Come si installa More Identifiers? Si deve fare nel proprio CommonJS l'aggiunta di queste due righe, di questi due statement, in cui viene importata prima di tutto la configurazione default e poi lo script stesso che si attiva e che fa uso della configurazione. La prima riga, se volete, potreste anche sostituirla con una vostra copia della configurazione se aveste da fare qualche cosa di particolare, però ovviamente bisogna studiarsi bene More Identifiers Default Conf in modo tale da modificarlo senza, diciamo così, uscire dalla logica, quindi ci vuole un po' di esperienza. Se avete bisogno di qualcosa di simile, fateci una richiesta o comunque consultateci e si può pensare anche di introdurre delle modifiche allo strumento. La documentazione c'è a questa pagina e lì si spiega un po' tutto, un po' come funziona, un po' come è composto, eccetera, no? E può servire appunto, per approfondire un pochino quello che stiamo dicendo oggi, ma di certo ci diremo molte cose. E non sarà così necessario passare a questa pagina. E come dicevamo, appunto, ogni volta che si apre una pagina di elemento umano, una persona, si vede una box che è appunto quella di More Identifiers, il quale può essere anche applicato, volendo però, ad altri tipi di elementi, ad altre istanze, perché per esempio nel VIAF ci sono anche i luoghi, eccetera, quindi in teoria si potrebbe fare anche per questo, però diciamo che tipicamente viene usato per autori. Ovviamente nell'elemento ci deve essere P214, vale a dire almeno una P214, tipicamente ce n'è uno, ovviamente, che indica qual è l'identificatore VIAF a cui More Identifiers farà riferimento. Se ce ne fosse più di uno, More Identifiers lavora su tutti quelli presenti. Perché ce ne potrebbe essere più di uno? È il caso appunto di un lavoro di agglomerazione che VIAF non ha finito di fare, no? E quindi ha dei grappoli, più di un grappolo per lo stesso agente, la stessa persona, e quindi in Wikidata capita che vengano registrati entrambi o comunque tutti. E questo è interessante perché il fatto, indipendentemente da More Identifiers, Wikidata sta aiutando VIAF, almeno potenzialmente, a mettere insieme quei cluster che invece dovrebbero essere uno solo.
More identifiers allora individua gli identificatori mancanti e aiuta quindi ad individuarli e li aiuta anche a aggiungerli, e quando li aggiunge include un riferimento composto da tre qualificatori, come vedremo. Però prima bisogna avere l'attenzione di ricordarsi che è uno strumento in mano nostra e quindi qualunque operazione che facciamo, anche se semplificata al massimo, ne abbiamo la responsabilità, diciamo. E perché bisogna dare questo avviso? Appunto perché può essere che ci sia invece l'errore opposto a quello di avere più di un cluster per lo stesso nome, e cioè di avere due nomi o più nomi simili, per esempio, no? Che è difficile che automaticamente VIAF individui come persone diverse e che invece confla, come suol dirsi, mette insieme sotto lo stesso cluster, e quindi confondendo autore A con autore B perché, per esempio, hanno stesso nome e cognome. Allora, in questo caso, non si dovrebbe procedere, bisogna fare il controllo che quell'identificatore sia giusto e appartenga effettivamente correttamente a quel cluster per poterlo usare, no? E se ci rendiamo conto che c'è un errore da parte del VIAF, lo possiamo segnalare, almeno potenzialmente, attraverso il fulmine giallo che adesso vediamo nella box di More Identifiers. Questo esempio viene da questo elemento Wikidata Q275628, dove si vede che si vedono due cluster VIAF. Il primo non ha identificatori mancanti nell'elemento Wikidata, e quindi in certo senso è inutile che venga anche elencato, però siccome più sotto si vedono, è bene che si verifichi effettivamente che non ci sono identificatori mancanti. Invece il secondo cluster raccoglie tre possibili identificatori per lo stesso nome, René Vivien, e tutti e tre questi identificatori, canadese, eccetera, che sono indicati qui, comprendono anche la data di nascita e la data di morte, l'anno di nascita e di morte, e se effettivamente verifichiamo nell'elemento, per esempio, che sono presenti anche loro, chiaramente non c'è bisogno di andare a cliccare per verificare se è un caso di omonimia, eccetera, come dicevo prima, sul link blu, che tra l'altro si apre una pagina nuova, no? Ci fidiamo di questa associazione nome, cognome, due date, per dire che questa è esattamente la stessa persona indicata nell'elemento. E quindi potremo spuntare le tre caselle o con un colpo solo la casella VIAF cluster 12, 20, 00, eccetera, 41, che automaticamente spunta tutte le caselle sotto di sé. E a quel punto potremo premere il bottone blu Add Checked Identifiers. E questa operazione scatena, diciamo, uno dopo l'altro, l'aggiunta dei tre identificatori dell'elemento. Casi un po' particolari possono essere che ci troviamo di fronte a un identificatore errato, come il caso di LNB, eccetera, perché non ha il formato, per esempio potrebbe essere in questo caso perché è vecchio, non ha il formato corretto per Wikidata. In effetti LNB, lo vediamo subito sopra, ha un formato più quello attuale, diciamo, e quindi More Identifier, se se ne rende conto, sa capire che è quello giusto e lo rende disponibile all'aggiunta. E poi si vedono anche due coppie, cioè parliamo, inutile parlare di tutte e due, parliamo del caso in basso. La Biblioteca Nazionale Russa indica questo autore, Koidula, che mi sono ricordo, ma Lidia, vuole che dovrebbe essere una poetessa, no, se non sbaglio, comunque sia, in due record diversi. Questo lo fa forse anche per via del fatto che uno è lo script latino, l'altro lo script cirillico, no? Però potrebbe essere un errore. Sappiamo com'è facile avere, diciamo, descritto più di una volta nel proprio authority file uno stesso autore, quindi bisognerebbe fonderli, bisognerebbe fare il merge. Segnaliamo, registrando entrambi nell'elemento Wikidata, potenzialmente alla Biblioteca Nazionale Russa, entrambi gli identificatori, scegliendoli quindi entrambi.
L'operazione, come si vede nel riquadro sotto, una volta premuto Add Check Identifiers, è quella riflessa nell'elenco che si va popolando uno dopo l'altro, di added nome della source VIAF e identificatore. Il risultato di questa operazione è che si ha, per esempio nel caso della Biblioteca Nazionale Lettone, come ricorderete forse dalla schermata precedente, il numero 194236 è uno di quelli che avevamo scelto e si forma appunto questa nuova dichiarazione nell'elemento Wikidata P3G68 con il valore appunto suddetto e il riferimento di cui parlavo all'inizio di fatto di tre qualificatori. Quindi si capisce in questo momento chiaramente quanto lavoro ci siamo risparmiati. Si capiva anche prima perché erano tre, anzi più di tre in quel caso lì, non ricordo quanti fossero, 6-7, quindi nel giro di 2-3-4 secondi ci siamo risparmiati tantissimo lavoro e abbiamo arricchito moltissimo questo elemento Wikidata. Wikidata, che ha il suo ruolo di hub del web semantico, si ritrova così con molta più ricchezza, no? In ogni elemento, grazie a More Identifiers. E teniamo presente oltretutto che rispetto a VIAF, uno pensa, se io aggiungo tutti gli elementi, tutti gli identificatori che ha il VIAF, sto duplicando il VIAF. Bisogna invece tenere presente, come ben saprete, che in realtà Wikidata non raccoglie soltanto identificatori di biblioteche nazionali, ma raccoglie identificatori di tante biblioteche, potenzialmente sempre di più, e in più anche di enciclopedie, dizionari biografici, eccetera, che fanno riferimento, in questo caso, alla persona descritta nell'elemento. Questo è quanto, almeno per la parte mia, per quanto riguarda More Identifiers, e passerei invece al Users Ref. Users Ref, in cui vedete qui la versione 2, è un gadget nato in ottobre del 2021 con un'idea appunto analoga a quella di More Identifiers, no? Abbiamo in dichiarazioni in un elemento Wikidata che interessa giustificare, come suol dirsi in ambito di catalogazione, no? Ormai di metadatazione, con la fonte dove abbiamo reperito l'informazione che stiamo registrando. Per farlo, spesso e volentieri, abbiamo la possibilità di usare dichiarazioni già presenti all'interno dell'elemento, come sono per esempio gli identificatori che abbiamo aggiunto prima con More Identifiers o anche altre dichiarazioni, che adesso vediamo quali sono. Quindi, nella versione 1 lavorava soltanto sfruttando gli identificatori esterni, per esempio appunto quelli aggiunti con More Identifiers o altri che fossero presenti nel settore appunto degli identificatori. E c'è un video ancora disponibile a questo indirizzo YouTube, un video anche abbastanza semplice. Ma la versione 2 ha fatto appunto un passo in più aggiungendo altri possibili fonti per usarle come riferimenti. E per far funzionare UsersRef occorre usare questo import script nel proprio Common.js e la pagina di documentazione la trovate a questo indirizzo. Le fonti nuove che usa la versione 2 sono appunto quelle che non sono tipicamente, quando sono presenti, nella sezione identificatori. E quindi, per esempio, descritto nella fonte, sito web ufficiale, blog ufficiale, curriculum vitae, eccetera, no? Descritto nell'URL che spesso usiamo e aggiungiamo a elementi, appunto perché troviamo in rete questo tipo, un certo tipo di informazione, per esempio dove è nato, nel curriculum vitae. Raro trovarci la data di nascita, come sappiamo, nei curriculum, però a volte c'è, e comunque via dicendo, no? Per esempio, le date di morte spesso e volentieri compaiono presto
su un sito di giornale, e quindi useremo URL di riferimento o qualcosa di simile, no, per indicare quella, quella dove abbiamo prelevato quell'informazione. Ognuno quindi delle possibili fonti della informazione che vogliamo giustificare, usare come riferimento, il gadget UsersRef gli associa un'icona qui disegnata enorme, no? Di copia del riferimento. Cioè in pratica stiamo dicendo a UsersRef: userò questo riferimento, come vedremo poi dagli esempi di Camillo, per incollarlo, no? Per associarlo alla dichiarazione che invece ha questa icona. Quindi questa è l'icona di incolla praticamente, no? E una volta fatto clic, la prima diventa col bordino verde e la seconda, questa, diventa col bordino rosso, anche a indicare non aggiungercelo più, non fare più, non incollare più, no? E a quel punto l'operazione è avvenuta, ma non è visibile. È possibile un giorno, chissà, vedremo come, ma penso che sia tecnicamente abbastanza complesso, riuscire a farla vedere immediatamente. Per vedere comunque il lavoro fatto occorre ricaricare la pagina e così si riesce. Teniamo presente che se per esempio occorre giustificare con la stessa fonte dell'informazione, per esempio la data di nascita e il luogo di nascita, noi potremmo fare clic su due icone di tipo incolla, di questo, che hanno questo, appunto, questo formato con la freccia. Quando si fa l'operazione di copia, compare il messaggio che si vede a sinistra, e tutti i messaggi vanno nell'angolo in alto a destra della pagina in cui stiamo visualizzando l'elemento, e quando si fa l'operazione di incolla si vede invece il messaggio che compare a destra. E questi messaggi scompaiono, diciamo, dopo 2-3 secondi, mentre ci fosse un messaggio di errore, questo compare in rosso e non scompare, in modo tale anche da avere la possibilità di copiarlo, di trasmetterlo a sottoscritto, per esempio, eccetera, comunque poterlo commentare, sapere cosa sta succedendo. A volte quando succede è perché l'elemento è occupato, diciamo, c'è qualche operazione in corso, oppure quando noi stiamo facendo altre operazioni e Wikidata non vuole permetterci di scrivere più volte, come se fossimo un po' degli spammer. Ecco, a questo punto avrei concluso anche questo da parte mia, e quindi penso che sia il momento di Camillo. Chiudo la condivisione. Ecco. Dunque, allora, io ho preparato alcuni esempi. Andiamo un attimo. Dunque, dovreste adesso vedere il mio schermo, giusto? Sì. Ok. Allora, dunque, qui sopra c'è anche il link che ho messo prima in chat, cioè nelle istruzioni della nostra editato mensile. Vedete, questa è la pagina generale dell'editato mensile. Nelle istruzioni trovate questa serie di gadget che potete incollare nel vostro CommonJS, vedete questo è il link diretto al CommonJS, e tra questi ci sono anche UsersRef che vedete qui e More Identifiers che vedete qui. Quindi appunto se prendete, o se probabilmente avete già preso in passato, questo insieme di link, le avete già, questo insieme di righe, e le avete già incollate nel vostro CommonJS, di fatto avete già installato questi due gadget di cui comunque abbiamo già parlato anche in passato, però appunto oggi diamo maggiore spazio, li mostriamo più estesamente con degli esempi. Dunque, io ho preparato quindi due esempi, ma poi se ne possono fare anche di più e possiamo rispondere alle vostre domande. Un esempio, un elemento già esistente, un elemento, e un altro esempio invece è un elemento che andrò a creare. Peraltro li ho presi dall'editato, cioè questo l'ho preso dall'editato di ieri, no? Che era relativo a donne le cui opere sono presenti nelle biblioteche italiane, ma che non hanno un'occupazione definita. Vedete, questo è un esempio, Maria Hildegarde Cabitz,
vedete istanza di umano, sesso femmina, prenome Marielle de Garde, cognome Cabizza, basta, non ci sono altre dichiarazioni, più sotto ci sono gli identificativi, vedete, Vaticano, SBN, B-Web e Biblioteca Inglese Nazionale Spagnola in Roma, quindi ci manca anche il VIAF. Allora, adesso andrò a cercare il VIAF, vediamo un attimo di... Ok, perfetto. Dunque, il VIAF, quindi Maria Hildegarde Cabizza, ecco qui il VIAF. Dal VIAF potrò ricavare, come potete vedere, l'ISNI. Vedete che qui c'è l'ISNI, quindi dal VIAF ricaverò l'ISNI. Allora, aggiungiamo il VIAF. Poi invece io mi apro B-Web per vedere le informazioni che posso ricavare da B-Web. Allora, da B-Web vedete che posso ricavare data di nascita, luogo di nascita, data di morte, luogo di morte. Quindi adesso comincio a ricavarli. Data di nascita, allora, luogo di nascita, poi data di morte, vedete è piuttosto semplice, data di morte e luogo di morte. Rosano, attenzione qui sempre a prendere quello giusto, qui Rosano in provincia di Firenze, quindi Rignano sull'Arno, va bene. Poi ci serve, ricarichiamo un attimo per vedere l'effetto, vedete che il VIAF si è aggiunto e nel momento in cui ho aggiunto il VIAF, appunto compare il box di More Identifiers con questi due identificativi da aggiungere che sono l'ISNI e WorldCat Identities. Io li seleziono entrambi, sono ovviamente corretti, vado su Add Check Identifiers, entrambi vengono aggiunti in pochissimo tempo, poi se voglio ricaricare posso anche cliccare qui e l'effetto è che l'ISNI viene aggiunto così, vedete l'ISNI con fonte VIAF importato da questo cluster il giorno 9 marzo 2022 e lo stesso per WorldCat qui sotto, perfetto. Beh, ha scritto in italiano, già che ci siamo, ha scritto in italiano, paesi di cittadinanza, prima il Regno d'Italia e poi Italia, occupazione suora, sì, e mi pare che abbiamo anche l'ordine religioso, suora, forse ce l'abbiamo, sì, monaca benedettina, quindi OSB, allora. Dunque, no, non datore di lavoro, ordine religioso, OSB, ordine di San Benedetto, perfetto. Questo che vedete è Quick Presets, che è un altro gadget che potete attivare semplicemente usando questa serie di righe, in particolare sono queste due righe qui, e come vedete Quick Presets semplifica l'inserimento di alcune dichiarazioni molto frequenti come appunto la lingua, il paese, l'ordine religioso, l'occupazione, ma anche la scuola frequentata e il datore di lavoro. Quindi adesso se io li ricarico poi li vedete come dichiarazioni normali, vedete ordine religioso viene qui, suora viene qui, eccetera eccetera. Tutte queste dichiarazioni che ho aggiunto finora sono senza fonte, quindi la fonte di tutte queste dichiarazioni è B-Web, quindi io scendo giù dove c'è B-Web, vedete l'icona di copia, se ci passo sopra mi dice copy this as ref, io procedo, la copio, diventa verde, vedete il messaggio qui in alto che resta per una decina di secondi e poi scompare, quindi risalgo e la vado a incollare su tutte le dichiarazioni per cui ho usato B-Web come fonte, quindi ordine di San Benedetto, vedete diventa rosso, messaggio, suora, diventa rosso, messaggio, Rosano, data di morte, luogo di nascita, data di nascita, volendo anche Italia, mi pare che lo dicesse, nazionalità italiana, sì, lo dice, quindi anche Italia, quindi anche Regno d'Italia comunque. A questo punto, se voglio vedere il tutto, ricarico la pagina,
E vedete che per ognuna di queste dichiarazioni è stato aggiunto un riferimento uguale, fonte dell'affermazione di web a questo identificativo consultato oggi. Vedete che è stato aggiunto uguale uguale su tutte le dichiarazioni, quindi in questo momento tutti i punti dell'elemento hanno una fonte la fonte è stata aggiunta nel miglior modo possibile. E al tempo stesso abbiamo anche estratto, forse non mi ha preso la lingua di scrittura italiano, che adesso invece mi prenderà. Perfetto. Adesso me l'ha presa. E quindi appunto abbiamo tutte le fonti e abbiamo anche tutti i membri VIAF, che in questo caso erano pochini. E in questo modo quindi vedete, no, l'utilità sia di more identifiers sia di uses ref. Adesso invece posso chiudere questo elemento e passare all'altro esempio che mi ero preparato, cioè un elemento da creare, e in questo caso mi sono preparato da creare, chiudiamo anche questo, Giulia Torri. In realtà di Giulia Torri ne esistono più, almeno ne esistono varie, perché esiste questa danseuse, quindi probabilmente ballerina, attrice. Esiste sicuramente una storica dell'arte di cui mi sono occupato stamattina, ma in realtà la gran parte di questi identificativi, ora non ho fatto un controllo, cioè il controllo l'ho fatto stamattina, quindi non lo rifaccio adesso in diretta, però tutti questi identificativi, il Conor sloveno, Nukat e PLVBN per la Polonia, la Scuola Archeologica Italiana di Atene, la Scuola Biblica Francese di Gerusalemme, Iris dell'Università di Firenze, Iris dell'Università di Pisa e il catalogo delle biblioteche scientifiche giapponesi, tutti questi fanno riferimento a una studiosa di Tito, a un'ittitologa, posso dare giusto una dimostrazione, Iris dell'Università di Firenze, ci sono 81 pubblicazioni, vedete che si parla abbastanza frequentemente di ittiti, vedete qua, ittiti, quindi è sempre lei. Quindi adesso procederò a crearla. Questa è una funzione molto utile di Mix and Match, che permette di creare nuovi elementi a partire da diversi siti che contengono persone omonime. Ovviamente sta all'utente verificare che le persone omonime siano effettivamente, cioè che contengono, sì, persone omonime, sta all'utente verificare che le persone omonime siano di fatto la medesima persona. In questo caso, ad esempio, la Giulia Torri presente nel catalogo dell'Istituto Svedese di Roma era una persona diversa, ma quasi tutte le altre sono la medesima persona che studia l'ittito, e quindi io creo un nuovo elemento. Mix and Match comincia a elaborare l'elemento, vedete che diventa opaco, e poi si crea, vedete che l'ha creato, adesso ci entro dentro e vediamo come l'ha creato. Creato con le varie etichette, vedete, vabbè, una descrizione che poi andrò a modificare, vedete che ci sono tutte le entry varie già connesse, istanza di umano e nient'altro. Mi ha anche già aggiunto due cluster VIAF, molto gentile, perché questi qui li ha ricavati rispettivamente dal NUCAT e da PLVBN, quindi li ha ricavati dai due identificativi polacchi che recavano ciascuno un VIAF diverso. Questo mi fa già capire che c'è qualche problema nel VIAF. E adesso andiamo a vedere quale problema esattamente. Allora, apro i due VIAF. Allora, in questo primo VIAF vedete che soltanto il GND dichiara esplicitamente la data di nascita del 72, mentre tutti gli altri identificativi non dichiarano una data di nascita. Anche se poi andando a vedere i testi vedete che sono quasi tutti effettivamente relativi agli ittiti, vedete, ittiti, anatolico, ittiti, questo no, questo, ecco, questo qui no, poi vedete ancora ittiti, tanti ittiti, e poi c'è l'ultimo ancora che è fuori fase, perché anche quest'ultimo qui, vita in villa, svaghi, eccetera, questo qui è della storica dell'arte, cioè molte biblioteche straniere non sono state in grado di distinguere la storica dell'arte dalla studiosa di lingua ittita. Questo ovviamente è un problema, cioè qui la conflazione sta addirittura a monte del VIAF, sta nei membri VIAF. Mentre l'altro VIAF che abbiamo è un VIAF sano, perché tutte e tre le biblioteche
dichiarano chiaramente la data di nascita, quindi ci rinviano chiaramente la studiosa di lingue ittite, vedete che anche tutte le pubblicazioni sono tutte coerenti. Quindi qui quale decisione possiamo prendere? Secondo me una decisione prudente è aggiungere sostanzialmente, senza dubbio, il GND e anche i canadesi e anche questo Identities qui che non sono conflati. Questi qui io sinceramente li lascerei stare. Quindi intanto aggiungerei questi. E poi andrei sinceramente a rimuovere il primo VIAF che è conflato. Vedete, in questo primo VIAF sostanzialmente c'è un identificativo buono e gli altri dubbi. Quindi io sinceramente lo andrei a rimuovere per evitare che a qualcuno in futuro venga in mente di aggiungere anche questi identificativi qui che non sono così sicuri. Poi possiamo aggiungere un po' di informazioni base, quindi sesso femmina, nome Giulia, cognome Torri, con due R, ok, occupazione ittitologo, lingue parlate o scritte, senza dubbio italiano, inglese, ma ho visto anche delle pubblicazioni in tedesco, e quindi poi replichiamo italiano, inglese e tedesco, paese di cittadinanza Italia, e fin qui siamo alle informazioni di base. Ricarichiamo per vederle. Allora, vedete appunto istanza di umano, sesso femmina, paese Italia, nome Giulia, cognome Torri, lingue, vedete le lingue, e ittitologo. Ora, io in realtà ho trovato anche il suo curriculum sul sito dell'Università di Firenze dove insegna. Vedete, questo è il curriculum, dove abbiamo anche la data di nascita e il luogo di nascita, li vedete qui nella prima riga. Quindi adesso io copio l'indirizzo del curriculum e lo vado ad aggiungere come curriculum vitae. Incollo l'indirizzo, devo aggiungere la lingua in cui è, quindi il curriculum è scritto in italiano, vedete che l'italiano è qualificatore, e a questo punto posso anche andare a copiarmi la data di nascita e il luogo di nascita, e il fatto che insegna a Firenze, quindi anche professore universitario, datore di lavoro Università di Firenze, nata a Roma, il giorno 19 giugno 72. Ricarico. Ora vedete che abbiamo tutte le informazioni fondamentali, nata il 19 giugno 72 a Roma, ittitologa, professoressa universitaria presso l'Università di Firenze, mi manca solo da aggiungere la fonte. La fonte è il suo curriculum, lo vedete, quindi vedete che qui c'è un tasto di copia, quindi vado ad usare Users Ref, attivo la copia, diventa verde, mi dà messaggio qui in cima e comincio a incollare la fonte. Datore di lavoro Università di Firenze, professore universitario, ittitologa, saliamo un po', nata a Roma il 19 giugno 72. Se ricarico, il riferimento è stato aggiunto, tipo di riferimento curriculum vitae, l'indirizzo è questo, consultato il 9 marzo del 2022, il curriculum è in italiano, abbiamo anche l'informazione che la fonte consultata, che appunto è il curriculum, è una fonte in italiano. A questo punto non mi resta altro che andare in cima e aggiornare la descrizione, controllo giusto un attimo di scrivere correttamente il titologo in inglese, perfetto, quindi Italian Ittitologist 1972 e in italiano ittitologa italiana. A questo punto l'elemento è anche in questo caso a posto. L'elemento è a posto, vedete come UsersRef ci permette sia, peraltro in questo caso abbiamo anche tra parentesi connesso due iris, l'iris dell'Università di Firenze e l'iris dell'Università di Pisa, lo diciamo giusto per inciso, visto che sapete che abbiamo in corso questo grande progetto di interconnessione a Wikidata dei ricercatori presenti negli iris delle varie università italiane, quindi cogliamo l'occasione. E anche in questo caso avete visto come da un lato More Identifiers abbia semplificato l'aggiunta
di identificativi tratti dal VIAF, che in questo caso aveva dei problemi dovuti proprio a delle conflazioni, non tanto a livello di VIAF in questo caso, quanto a livello delle biblioteche che stanno dietro, poiché in questo caso SBN non forniva un aiuto per la disambiguazione. Se volete vi mostro anche, posso mostrarvi com'è SBN allo stato attuale. Se io vado sulla ricerca e provo a inserire Torre Giulia, vedete che c'è un unico identificativo che però le racchiude entrambe, peraltro un identificativo non visibile, ma se vedete adesso sono connesse varie pubblicazioni di Tito, ma anche La vita in villa della storica dell'arte. La storica dell'arte è sicuramente una persona distinta, è una persona distinta di cui ho trovato delle informazioni stamattina, adesso ve le mostro. La storica dell'arte è lei, non ho trovato la data di nascita purtroppo, però ho trovato il suo profilo su LinkedIn, molto utile, e dal suo profilo su LinkedIn risultava chiaro che è nata tipo attorno al 1990, quindi, e poi ha seguito un percorso del tutto diverso, cioè non è la studiosa di Tito sicuramente, e quindi appunto adesso questa voce di SBN è nuova, perché successivamente ho fatto una segnalazione di errore ed è stata disambiguata, però la novità in OPAC si vedrà la settimana prossima, quindi diciamo che prima che io agissi, di fatto in SBN c'era una conflazione tra le due Giulia Torri. E quindi appunto vedete come More Identifier ci semplifichi l'estrazione dal VIAF e d'altro canto come UsersRef ci semplifichi l'aggiunta di fonti. Già che c'era, volevo mostrare ancora una cosa interessante, cioè come avete visto, quando io estraggo identificativi dal VIAF tramite More Identifiers, More Identifiers aggiunge questo riferimento che dice: questo identificativo è stato estratto dal VIAF dal cluster, da questo preciso cluster, in questo preciso giorno. Questo fatto in realtà ci permette di tenere traccia dei cluster VIAF anche dopo che sono stati uniti, e anzi di capire con buona approssimazione quando il VIAF ha unito dei cluster sulla base di Wikidata. Adesso vi faccio un esempio, perché questo poi si può andare a vedere tramite una query. Questo è un esempio di query che va a vedere nelle persone che hanno frequentato la Scuola Archeologica Italiana di Atene come i VIAF si sono ridotti nel corso del tempo. Cioè il meccanismo è: io aggiungo su Wikidata due diversi VIAF relativi alla stessa persona, estraggo gli identificativi presenti in essi, successivamente il VIAF si accorge di questo e unisce i due cluster. Io però posso capire i casi in cui il VIAF tendenzialmente ha unito questi cluster sulla base di Wikidata. Ora vi mostrerò un esempio da questo elemento qui. Questo elemento di Giulia Riccioni, archeologa italiana, aveva 5 VIAF che si sono successivamente ridotti a 1. Peraltro questa qui mi sa che è sempre lei e potrei aggiungerla. Verifichiamo un attimo che sia un'archeologa, giusto per scrupolo, e la aggiungiamo. Sì, il tondo Apollina nell'arco di Augusto, sì, è lei. Quindi aggiungiamo un identificativo in più già che ci siamo. Se adesso scendiamo un attimo sul VIAF, scusate per lo scorrimento, vedete, ora c'è un solo VIAF molto ampio che racchiude tanti identificativi. Li vedete, ci sono tanti identificativi, anche se peraltro notate nessuno ha le date di nascita e di morte, che invece noi su Wikidata abbiamo. Vi mostro anche la fonte, scusate un attimo, data di nascita 1922, fonte la Scuola Archeologica Italiana di Atene, data di morte, abbiamo addirittura due date diverse, cioè una precisione anno e ce la dà sempre la Scuola Archeologica di Atene, quella la precisione giorno ce lo dà, direi, un sito di archeologia legato a Bologna, che appunto ci dà anche proprio il giorno di morte. Ecco, se noi scendiamo giù, vedete, noi abbiamo un solo VIAF, che è questo qui, 93-27, eccetera, eccetera. Se noi però andiamo a vedere i vari identificativi e ne guardiamo le fonti, scopriremo qualcosa di interessante. Questo viene dal medesimo cluster, vedete che è uguale, no? La Vaticana viene da
Ok, niente. Ecco, vedete ad esempio il norvegese, questo qui è quello norvegese, viene da un cluster VIAF nel quale io posso entrare e verificare che è stato reindirizzato. Vedete che vengo reindirizzato a quello attuale. Quindi vedete che un cluster VIAF l'abbiamo sicuramente fatto fuori. Questo è quello attuale. Questo è un altro cluster VIAF. Vedete, il GND stava in un altro cluster VIAF che è stato anch'esso fatto fuori. E quindi appunto... ecco, vedete che appunto è stato fatto fuori anche questo. Quindi qui vedete come il fatto di aggiungere diversi cluster VIAF e poi appunto di estrarne gli identificativi è un'operazione che su tempi più o meno lunghi ha effettivamente un effetto sul VIAF, perché il VIAF gradualmente va a unire i duplicati e quindi appunto su un campione di degli allievi della Scuola Archeologica Italiana di Atene sono poco meno di 500. Su un campione di 500 allievi della Scuola Archeologica Italiana di Atene, vedete che in almeno 37 casi abbiamo ridotto il numero di VIAF. In questo caso da 5 a 1, qui vedete da 4 a 3, da 4 a 1 e così a scendere. Nella maggior parte dei casi semplicemente da 2 a 1, che comunque insomma è sempre un effetto positivo e qui vedete insomma tutti i casi. Questa query si può applicare anche ad altri set di persone, in questo caso l'avevo applicata agli allievi della Scuola Archeologica Italiana di Atene perché me ne ero occupato in modo sistematico. A questo punto io aprirei le domande, se volete posso anche mostrare altri esempi di applicazione di Uses Ref o di More Identifiers, ma in realtà sono facili da usare, quindi io più che altro aprirei a domande e interventi. Ottimo. Ricordiamo che questo evento lo stiamo registrando e quindi poi pubblicheremo il video relativo, quindi chi avesse come certo. Professor Guerrini perso la parte iniziale la può ritrovare poi intera e recuperare. No, tutto questo... Mauro, prego. No, grazie, mi scuso ma avevo un problema. Figurati. Familiare. Molto bravo Camillo, complimenti. Grazie. Come hai visto Mauro, e comunque parlo a tutti gli altri, questo è un lavoro di, diciamo, sono strumenti authority work non indifferenti. Aumentare il numero di identificatori in un elemento Wikidata li collega tra di loro, e non è lo scopo principale di un lavoro di authority work in biblioteca chiaramente, però su Wikidata certamente sì, perché è l'unico strumento che abbiamo che possa fare da perno nel web semantico. Come su cui tutti possono lavorare. Invece è molto tipico del lavoro di authority work giustificare le proprie dichiarazioni, no? Questo lo facciamo nel marchio 21 con il campo 670 e Wikidata invece il discorso è ancora più quasi esasperante, cioè potremmo giustificare e ben più di una volta ogni dichiarazione, no? Quindi con questi due strumenti riusciamo a fare un lavoro molto profondo, a volte anche e molto veloce, una volta ci si è preso la mano, senza troppa, diciamo, senza appesantirlo. Se facessimo a mano certamente non arriveremmo così lontano. No? Se ci sono alcune osservazioni, domande e richieste di chiarimento, è il momento buono. Va aggiunto che, diciamo, Wikidata suggerisce con la bandierina la necessità, diciamo, l'importanza di mettere un riferimento ad alcune dichiarazioni e non ad altre. Per esempio, per occupazione non è necessaria la dichiarazione, o perlomeno non è stata ritenuta necessaria, però questo è un criterio che possiamo benissimo, diciamo così, applicare noi, no? E soprattutto quando abbiamo quell'informazione, sappiamo qual è la fonte o perlomeno possiamo fare in modo che quella fonte sia mostrata e riusabile, no? Verificabile. E in altri casi, per esempio le date, i luoghi di nascita e di morte e alcune altre cose, è bene effettivamente che obbedire alla bandierina, no? Cioè se sappiamo da dove abbiamo preso quell'informazione, è giusto che ci sia lo sforzo di aggiungerla, no? Di aggiungere il riferimento.
In chat non vedo domande, però ho una domanda io che diciamo faccio ad uso della registrazione. Potete far vedere adesso, che comunque abbiamo 10 minuti ancora, come si modifica il Commons? Cioè abbiamo visto che si va a fare questa operazione, che bisogna mettere quelle righe. Potremmo registrare anche la procedura, così rimane a uso di tutti. Ottimo. Diciamo che la procedura è leggermente diversa a seconda che si modifichi il proprio common dopo averlo creato una prima volta, come più o meno è il caso, credo, di quasi tutte le persone presenti, oppure se lo si crea ex novo. Cioè se lo si crea ex novo, la pagina, anziché dover essere modificata, deve essere creata. Quindi, non so, cioè, se c'è qualcuno che non ha ancora mai creato il proprio common e che vuole provare in diretta, diciamo che ad uso di registrazione sarebbe forse più... Esatto, non potendolo fare noi, che ce l'abbiamo non già. Non potendolo fare noi, perché noi il common ce l'abbiamo già, quindi noi mostreremo una cosa un po' diversa da quella che si trova di fronte l'utente che comincia a lavorare. Sì. Oppure dovremmo inventarci al momento un nuovo utente e crearlo da zero. Ma anche. Un po' lo sprechiamo, ma insomma, non è così elegante. Non so se c'è qualcuno che vuole provare, vuole offrirsi volontario. Naturalmente viene guidato in tutto, quindi viene deve solo costruire. Forse Caterina, o l'avevi già fatto? Sì, possiamo andare a vedere, ma ci serve il nome utente. Caterina Lobosco. Ma al nome utente dici nome utente su data, certo, sì. Caterina dice di averlo già fatto. L'ho già fatto, allora niente. Il nome utente è Caterina L maiuscolo. E quindi se l'ha già fatto, non facciamo. Allora, facciamo vedere quello normale. L'ha già fatto, confermo, l'ha già fatto. Passiamo alla, diciamo, a semplicemente mostrare la modifica, no? Come se fosse vuoto. E... Sì, posso fare io, allora. Io mostrerò, quindi ok. Dunque, se partiamo sempre dalla pagina dell'editaton dove ci sono le varie righe da copiare, allora editaton mensile, in questa pagina qui, vedete la pagina dell'editaton mensile, in preparazione, eccoci. Queste sono le righe da copiare, quindi io le copio. Vedete che qua c'è un link tuo common.js, entro in questo link. Il mio common.js contiene già delle cose, quindi vedete che ho un visualizza, ho un modifica, ho un cronologia. Se non esistesse, diciamo che avrei invece un guarda che la pagina non esiste, puoi crearla, avrei un bel link crea ed entrerei in questo link crea. Ora invece entro in modifica. Entrando in modifica, banalmente posso, se voglio, tenere quello che c'è, posso anche cancellarlo, incollo queste cose, vedete, e poi vado su pubblica le modifiche, tasto blu, che cliccando mi permette di salvare ciò che ho inserito in questo riquadro qui sopra. A questo punto io adesso non salvo, però se no dovrei salvare, a quel punto otterrei l'attivazione di tutti i gadget rappresentati da queste righe, che sono sia UsersRef e More Identifiers che abbiamo mostrato oggi, sia anche Quick Presets che abbiamo mostrato oggi, e anche Mix and Match Gadget che abbiamo mostrato oggi, e qualcun altro che noi riteniamo comunque utile. Ecco, questa era la dimostrazione. Bene, ottimo. Ovviamente è importante non sbagliare il nome del file, cioè scusate, la pagina common.js, ma se usate quel link non potete sbagliare. È sicuro, perché non potete sbagliare. C'è la ovviamente la dovete avere esatta. Già il login. Cioè, ovviamente dovete aver fatto il login. Cioè ci vuole l'account preparato. Ci vuole l'account e ci vuole aver fatto anche il login.
Poi a quel punto nascono le discussioni se è bene o no usare username uguale al proprio nome oppure uno pseudonimo, qualsiasi cosa. Ma scelta personale che scelta volendo si può anche cambiare in seguito. Non è sostanziale questo fatto. Bene. Altre idee? Altre cose? Non so, apprezzamenti, idee generali. Come ha detto Camillo, Users Ref è il 7º/8º gadget che sta, non mi ricordo se era durante la registrazione. L'8º, dovrebbe essere l'8º più, con più utenti che l'hanno attivato in Wikidata e More Identifiers è il 2º. E stiamo parlando di alcune centinaia di persone, no? Questo dà un'idea un po' dell'ambito di lavoro, diciamo della quantità di persone che più o meno stanno facendo questo tipo di lavoro su Wikidata. Sicuramente ovviamente ci sono almeno un centinaio di persone che... Sì, di qualunque nazionalità, si parla. Sì. Io volevo fare un apprezzamento a tutti voi, se posso. E non conosco i protagonisti se non Carlo e Stefano, ovviamente, da lunga data. Camillo mi sembra veramente competente, bravo, però volevo fare una piccola osservazione, che proprio pochi anni fa, a un incontro in Biblioteca Nazionale a Firenze con Andrea Zani, parlavamo di queste modalità di creazione di utilizzo dell'authority work anche per Wikidata, no? E mi pareva che solo pochi anni fa non ci fosse questa attenzione al lavoro di authority, cosa che invece ora vedo estremamente avanzato e anche ben consapevole. Questo mi fa molto piacere perché anche in questi strumenti, non so come chiamarli, insomma, come tutto il gruppo Wiki, il problema del controllo della forma è determinante, no? Il problema, come faceva vedere Camillo prima, dei sinonimi è fondamentale, l'importanza degli identificatori, no? che hanno... determinano un ruolo che hanno un ruolo decisivo proprio per distinguere entità diverse. Quindi Camillo sollecitava dei complimenti, io vi faccio i complimenti per per essere andati decisamente verso questa direzione. Ecco, io sono affascinato da queste tematiche, purtroppo sono in una generazione avanti alla vostra e quindi faccio lo spettatore e colui che se può esercitare un ruolo lo esercita a vostro favore, insomma, ma mi sento ormai, come dire, senior, ecco. Però questo è importante che si crei questo gruppo italiano, perché a livello europeo e internazionale queste cose sono diffusissime, no? E sono largamente presenti e in Italia è ancora una minoranza, un gruppo di poche persone, ma insomma ben consapevoli, ben determinate. Questo è bene, ecco, per cui imparo con grandissima umiltà, ma con grandissimo piacere. No, grazie. La considerazione ovvia che mi viene in mente è che appunto tu con Wikidata ti ritrovi uno strumento in cui hai non solo la possibilità di registrare dati, ma anche di, con questo gioco, diciamo, dei gadget, inventare strumenti, no? Che quindi puoi fare delle prove, delle verifiche e del laboratorio che ti potrebbe portare a sviluppare o almeno vedere il funzionamento di alcuni strumenti che sarebbero opportuni all'interno di un proprio ILS, no? Del proprio ambito di lavoro. E come sappiamo invece questo non è ancora possibile, no? Non siamo in grado di avere dei software in biblioteca che abbiano già queste logiche, almeno alcune di queste logiche, no? E quindi è interessante non solo per il prodotto che riesci a generare in Wikidata e quindi a disposizione di chiunque la riusi,
ma anche per fare questa sperimentazione, per capire il significato, la possibilità di, appunto, di associare, di legare, di arricchire informazione, via dicendo. No? Da un punto di vista storico-sociologico, diciamo che l'attenzione all'authority work è diffusissima almeno dal 2005, ma anche prima, quindi proprio dai primissimi anni di Wikipedia, che nasce nel 2001 in Germania, nell'ambito tedesco. Cioè, su Wikipedia in tedesco c'è una storica collaborazione con il GND, che parte proprio dal 2005, addirittura con, diciamo, la raccolta da parte dei wikipediani tedeschi di segnalazioni per la Biblioteca Nazionale Tedesca, che poi la Biblioteca Nazionale Tedesca vagliava e tuttora vaglia mese per mese. E quindi, appunto, in ambito tedesco ci sono alcune decine di utenti molto in gamba che lavorano proprio fianco a fianco col GND già da più di 15 anni e che hanno alcuni addirittura ottenuto la possibilità di modificare direttamente il GND, almeno in alcune sue parti, per aggiungere diciamo schede mancanti dove si tratta di disambiguare omonimi e cose del genere. C'è una collaborazione storica, anche se ovviamente più piccola, invece di wikipediani cechi con la Biblioteca Nazionale Ceca di Praga, che anche quella è partita molto indietro nel tempo, verso il 2006, e che sta tuttora continuando anche con esiti molto interessanti, avanzati dal punto di vista tecnologico. Ci sono dei progetti invece, direi più recenti, ma comunque piuttosto efficaci, a livello di Stati Uniti, con le biblioteche delle grandi università americane, che in generale hanno spesso, diciamo, messo alcune persone, alcuni bibliotecari, a lavorare sulla mappatura sistematica in Wikidata dei loro professori, soprattutto presenti, e quindi appunto questo, e anche direi a livello di Paesi Bassi, anche lì ci sono stati, diciamo, lavori molto grossi relativi a mappatura su Wikidata dei professori, in questo caso anche passati delle università dei Paesi Bassi, che quindi sono molto ben coperti. Ovviamente lì c'era anche il vantaggio che queste medesime università avevano dei siti molto ben fatti e molto ben strutturati che parlavano di questi professori, cosa che in Italia sostanzialmente non si trova. Al di fuori di questi esempi, sostanzialmente tipo anche in ambito italiano, il numero di utenti che si è interessato nel corso degli anni a authority work in generale e a relazione con SBN è sostanzialmente minimo barra inesistente, almeno direi fino alla fondazione di questo gruppo. Quindi, però, diciamo, con questo gruppo, comunque anche poi con la formazione che stiamo facendo, ci sono progressi, direi, significativi. Ovviamente il lavoro da fare è estremamente ampio, però, diciamo, anche con la creazione di questi gadget, con la creazione dei cataloghi di mix and match, che quindi semplificano l'abbinamento, con alcune procedure semiautomatiche gestite ovviamente con prudenza, ci sono progressi anche veloci, e poi appunto questi progressi riescono anche in qualche modo ad attirare ulteriore persone, ulteriore forza lavoro, e lentamente anche a smuovere qualche istituzione. Quindi appunto le prospettive sono buone, e appunto questi strumenti che erano fondamentali adesso ci permettono anche di lavorare in modo decisamente più veloce e più confortevole. Lasciamo a Carlo la chiusura. Ah no, c'è Chiara. No, volevo dire, diciamo, per rendere merito a chi se ne è occupato, che non è vero che non se ne sia mai parlato in Italia di gestire gli authority con gli strumenti wiki. Stefano lo sa, Giovanni Bergamin ha lungamente studiato e anche scritto sull'utilizzo di Wikibase per la gestione degli authority, tant'è che poi la nazionale di Francia ha fatto una gara sulla base di quello che aveva scritto Giovanni con Christian Bacchi. E poi questo però, diciamo, è più per l'utilizzo di Wikibase rispetto invece alla condivisione. Esatto, io parlo più di Wikidata e ancora prima di Wikipedia, perché appunto lato Germania, lato Repubblica Ceca, la collaborazione comincia già prima di Wikidata, lato Italia. Però lì c'è anche un'altra cosa che invece andava più nella direzione che state indicando voi, era stata proposta
ad un convegno del 2016, mi sembra, perché erano i 30 anni di SBN. Da un gruppo c'erano Andrea Marchitelli, Agnese Galeffi, Lucia Sardo, che avevano pensato di utilizzare una sorta di mix and match per matchare gli autori di SBN, dell'authority di SBN, con gli autori di Wikidata. Quindi, ma questo non per dire che, cioè non per sminuire il vostro lavoro di adesso, è giusto, diciamo, per fare un po' di storia e anche per dire che la sensibilità in fondo c'è, però arrivare alle istituzioni italiane è purtroppo molto difficile. E poi perché magari chi non partecipa da tanto a questi lavori, così, ecco, giusto per fare un po' di storia. Poi io sono contentissima che abbiate messo su questo gruppo perché credo che avere una struttura, per quanto light, di riferimento sia molto importante. Quindi grazie mille. Figurati, ci mancherebbe, anzi, stai cooperando anche tu. Altro che. Io sono, perché appunto sì, sono fiducioso, nel senso che è vero che qualcuno si è mosso fino adesso, ma sono stati proprio sporadiche proposte da parte di persone estremamente competenti, come appunto Lucia, Marchitelli, Agnese, tutto il gruppo che adesso si è costituito, c'è ancora da lavorare, appunto, come dicevi tu, Chiara, c'è il problema del passaggio da queste proposte a operatività, no? E qui bisogna proprio insistere perché ormai, insomma, bisogna che anche SBN compia un salto di qualità. L'impostazione è un'impostazione importantissima, ma è per buona parte datata, no? E quindi deve cercare nella continuità, e voglio essere diplomatico oggi pomeriggio, di introdurre questi elementi che altrove, come ricordava Camillo, sono presenti dal 2006 e dal 2010, ma questo come dall'altra parte tutta la tecnologia del linked data, no? Che grazie appunto a queste biblioteche del Nord, Svezia, Gran Bretagna, Francia, Germania, sono tecnologie ormai di routine, no? E ancora da noi si discute se vale la pena o meno farla. Io, come dire, sono a fine carriera e quindi posso soltanto spingere per quanto possa in certe direzioni. Poi aspetta a voi, con difficoltà, mi rendo conto, operare affinché qualcosa cambi e si adegui al contesto internazionale. Perché purtroppo l'Italia è caratterizzata dall'autoreferenzialità e poco dal confronto internazionale. E il confronto internazionale è molto semplice, insomma, le biblioteche sono già andate in questa direzione, quindi si tratta di rincorrere, no? Le competenze ci sono e di arrivare a avere anche noi un servizio aggiornato al 2022, no? Quindi cose già state fatte, per esempio tutto il lavoro che tu hai fatto, Chiara, alla nazionale con Folio è estremamente positivo, no? E quindi comunque bravi, io veramente vi ammiro e buon lavoro. Grazie, grazie, grazie. Posso giusto aggiungere in coda relativo a SBN che appunto il passaggio al nuovo OPAC, che adesso è definitivo da poco più di una settimana, ha peraltro aperto, tra le altre cose, gli authority file delle opere dei luoghi. L'authority file dei luoghi in una settimana è già stato sostanzialmente interamente interconnesso a Wikidata, anche perché erano solo 2625 identificativi. Salvo alcuni che non si capisce cosa rappresentino, e questi, diciamo, sono da chiarire, però, diciamo, in meno di una settimana è stato connesso interamente. E abbiamo attualmente un progresso comunque anche su SBN che,
è cresciuto, direi, di almeno 15.000 identificativi connessi a Wikidata nel corso degli ultimi un anno e rotti, quindi passando da 40.000 adesso siamo oltre i 55.000. Ovviamente è sempre un numero molto basso, però anche perché ovviamente spesso SBN offre scarsi appigli, cioè tipo scarsa presenza di date, per fare anche abbinamenti semiautomatici, questo costringe ad andare a livello manuale e ovviamente allunga i tempi, però progressi ci sono anche veloci, appunto anche comunque il passaggio al nuovo OPAC ci semplifica indubbiamente la vita sotto molti aspetti, quindi comunque diciamo su SBN promettiamo anche novità a breve, magari anche un incontro a breve durante la primavera, pensiamo sia probabile che si faccia, quindi sì. Avremo aggiornamenti. È veramente interessante, sì. Speriamo. Bene, allora non so se Carlo è ancora in rete. Sì, in teoria sì. Ma puoi chiudere tu. Posso chiudere io, ringrazio ovviamente Camillo, non ringrazio me stesso per non fare molte figure, ma ringrazio soprattutto tutti gli interventi che ci sono stati, da Chiara a Professor Guerrini, eccetera, e quindi ci rivediamo in altre prossime occasioni. Grazie di tutto, un saluto a tutti. Ciao.